Stai vedendo questo video perché qualcuno te l'ha linkato e vuole farti gli auguri di Natale. Qualcuno vuole farti sapere che ti ha fatto il regalo e te lo vuole far pesare. Qualcuno non ti ha fatto il regalo e pensa di cavarsela con questo video. Oppure sei qui semplicemente perché vuoi sentire. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Becco un video spacco che mi piega in due, fissa assurda, non ci credo. Questo è il canale di Daniele, Doesn't Matter. Non ne puoi proprio fare a meno, Doesn't Matter, Matter, Matter. E come ogni anno, eccoci di nuovo nel periodo natalizio. Wow, comincia la settimana bianca! Oggi vorrei affrontare il Natale sotto un altro aspetto. Il Natale, a conti fatti, non è solo un periodo di pace e amore. Dicono che siamo tutti più buoni! Ma avete mai provato ad andare in un negozio alle 19:28 della sera della vigilia? Buonasera, per caso avete ancora del Pandoro? Li abbiamo finiti! Natale sembra ogni anno arrivare sempre prima. Forse perché cominciano a fare la pubblicità del Pandoro a luglio. O forse perché cominciano ad addobbare i negozi con le lucine già da settembre. Fatto sta che non fai in tempo a scartare i regali, che in un attimo ti ritrovi nel vortice del... Oddio, devo ancora comprare i regali! Ormai siamo tutti consapevoli che questo periodo dell'anno si è trasformato in un lavoro più che in un piacere. E quanti di noi, passato il 25 dicembre, dicono la magica frase: oh, il prossimo anno niente più corse dell'ultimo minuto. Comincerò a comprare regali a giugno, così a Natale arrivo tranquillo. E puntualmente a giugno? Sì, ma dai, è solo giugno. Giugno, madonna, c'è tempo, li comprerò poi a luglio. E a luglio? Ma sì, dai, chi se ne frega, li compro ad agosto. E ad agosto? Oh, va, che figata di posto. I soldi che ho messo da parte sono stati utilissimi per le vacanze di quest'anno. A settembre? Ma sì, dai, ho ancora 3 mesi, li prendo poi ad ottobre, tanto nessuno mi corre dietro. Ottobre? I regali li prendo adesso o tranquillamente il 1° di novembre? E puntualmente il 22 dicembre? Oddio, devo ancora comprare i regali! E ti ritrovi come tutti gli anni nel panico. Non devo di certo venirvi a dire io che quando eravamo più piccolini il Natale era completamente diverso. E allora non dircelo! No, lo dico lo stesso perché ci sto facendo un video sopra. Da piccolini non avevamo nessuna preoccupazione, nessun regalo da ricambiare, nessuna coda claustrofobica nei negozi. Dovevi solo preoccuparti di scrivere la letterina a Babbo Natale. La letterina a Babbo Natale. Che cosa carina. Quanto mi manca. Chissà se i bambini di oggi scrivono mail al posto delle letterine. E se Babbo Natale un giorno si stufasse di leggere tutto questo spam? Caro Marco, cos'è tutta questa arroganza? Comunque, mentre starai dormendo, farò esplodere un bel incendio a casa tua, così potrai avere tutti i camion dei pompieri che vuoi. Caro Babbo Natale, quest'anno sono stato un bambino molto buono, né? Ma non voglio niente. L'unica cosa che ti chiedo è pace e amore per tutte le persone del pianeta. O basta là? Ciao Andrea, i tuoi genitori si fanno le canne, vero? Caro Babbo Natale, voglio la PlayStation 3, la Nintendo 3DS, l'iPad, l'iPhone e Skyrim per Xbox. Ci conto, Tiburzio. Caro Tiburzio, sicuro di accontentarti solo di questa roba? Bastardo scroccone che non sei altro. Quale infelice può chiamare suo figlio Tiburzio? Se ne fottono tutti di te, vero? Quanto mi mancano quei giorni. Chiedevi praticamente tutto. Videogiochi, console, giochi da tavola, i Lego, la macchina dei Transformers. Ma vogliamo parlare anche dei vari pranzi e cenoni? Chi dice che non si ingrassa da Natale a Capodanno? Probabilmente non è mai venuto a mangiare da mia nonna. Dopo i suoi cenoni, se dormi a pancia in giù, le braccia non toccano il materasso. Lascia perdere, Daniele, mia nonna ogni anno a Natale fa il tacchino. Ah sì? E lo fa bene? No, proprio un'imitazione di merda. Tu saresti capace di dire queste stronzate in qualsiasi contesto. Madonna, sto morendo di fame. Tu che hai mangiato a Natale? Ma io ho mangiato un tacchino. Come un tacchino? Ma sotto una scarpina. Ecco appunto. Ecco appunto cosa? No, niente, mi sono immaginato la scena. Comunque, tornando ai pranzi e ai cenoni, i parenti non capiscono che ormai sei grande. E il "mangia che devi crescere" si è trasformato in "ti prego basta che mi allargo". E continuano a rimpilzarti come se fossi un piccolo bambino affamato. Mi lo fai niente più,
Il Natale fondamentalmente è una festa falsa. Fin da piccolini i nostri genitori ci istigano a dire le bugie in questa ricorrenza. Mi raccomando, se qualcuno ti regala un giocattolo che non ti piace, tu di che va bene lo stesso. Allora, sei contento del libro che ti ho regalato? Eh? Non importa, va bene comunque. E se ti regalano qualcosa che già, ovviamente non lo dire. Ah, un altro PCP. Come un altro? Ce l'hai già? Beh, è solo questo. Ma le bugie in questa tradizione continuano anche quando si cresce. E in testa a questa classifica abbiamo quelli che ti dicono: oggi è che vado a comprare il tuo regalo, però per me non spendere soldi, né? Io non voglio niente. Cos'è, ne hai preso per il culo? Cioè ci saranno tutti i parenti lì a guardarmi mentre ricevo il tuo regalo e io non ti do niente in cambio. Vuoi farti vedere migliore di me o vuoi soltanto farmi fare una figura di merda? Con tutte le pippe mentali di questa evoluzione del Natale non mi stupisco che i giovani d'oggi crescono malvagi. Quindi, ricapitolando, il Natale è una ricorrenza che ti godi da bambino e vivi con ansia da adulto. È un attentato alla tua linea, un'istigazione a dire bugie e un allenamento per la recitazione. Ma il Natale dovrebbe essere un giorno gioioso in cui siamo tutti più sinceri. Provate ad immaginare questa festa senza bugie e falsità. Cioè mi hai regalato un libro? Un libro a Natale? Ma che cazzo di regalo è? Ma ti sei bevuto il cervello? Oh oh oh! No bel bambino, sono io! Tuo padre, Babbo Natale non esiste, piccolo rincoglionito! Ok, no, forse queste piccole bugie sono a fin di bene. Forse è giusto far sognare i bambini con Babbo Natale. Forse è giusto dire una piccola bugia per apprezzare un regalo. E forse è anche giusto essere quasi obbligati a scambiarsi regali. È giusto perché almeno una volta l'anno abbiamo la possibilità di pensare agli altri, se non siamo abituati a farlo già durante l'anno. Non è importante perché lo facciamo a comando o perché ne siamo obbligati. È importante perché lo stiamo facendo. Come è importante sopportare le recite natalizie di quei gagni dei nostri fratellini o figli più piccoli. E per concludere la puntata di oggi, la ragazza sexy di oggi ci dimostrerà gli effetti della combinazione letale festa di Natale, amici e parenti e alcol. La scorsa volta vi ho chiesto: per me il Natale è... Il Natale è un accappatoio. Regali, soldi, soldi, regali, ancora soldi e anche regali. I soldi. Il 25 dicembre. Natale è ricevere molti soldi dai parenti e anche giornate di felicità in chiesa. Lunghe giornate. California. Vi ringrazio per la risposta e vi lascio con la seguente domanda. Per me il 2012 è... Ti prego di rispondermi con un video aggettivo di risposta di pochi secondi qua sotto e non là sopra da qualche parte. Cari ragazzi, l'ultimo video dell'anno finisce qui. Se il video non vi è piaciuto, magnema, vi mando tanti cari saluti. Vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo, un bacione alla mamma, California e... al prossimo video! E a me non li fai gli auguri, Daniele, fino all'anno prossimo non ci vediamo più! Di solito sono abituato a fare gli auguri di Natale alle persone a cui tengo. Quindi... buona Pasqua! Whee! L'alcol è tuo nemico, ma Gesù diceva di amare il tuo nemico. Ama il tuo nemico! Quindi, Gesù ti invita ad ubriacarti. Ho tramutato quest'acqua in vino per te. Ho video spacco che mi piega in due fissa assurda. Non ci credo. Questo è il canale di Daniele da smattere.